migliore. Gli ho detto di venire qui. Gliel'hai detto tu? Di persona? Sì, certo, di persona. Mi preoccupa che non ti fidi di me. Anche a me. Può darsi che arrivi con gli altri. Facciamo due passi. Dunque, come vanno le cose a palazzo? A dire il vero è difficile. Ciao ragazzi, siamo in questo nuovo video, siamo finalmente in questa serie con la facecam. E come vedete, dovrò inseguire lo spagnolo finalmente. Non so se questa puntata la masseremo, anche se penso no, se no il gioco già finirebbe subito. Allora, raga, noi dobbiamo seguire, mettiamoci tra la gente. Allora, volevo dirvi che qua di sto cambio di logo, perché e visto che sto facendo solo serie Assassin's Creed e Assassin's Creed è il mio gioco preferito, e ho deciso di mettere questo. Così è molto più burro. Raga, non sarò qui live tutto il tempo, nel senso cioè non è che registro dopo, ma nel senso che ogni tanto taglio, come vedete la mia faccia, che non c'è molto da vedere. Allora scappiamo, però guardate. Odio questo fatto, cioè. Adesso non può uccidere i civili, però loro possono uccidere a noi. Cioè, è questo cosa. Non comprendi la pressione a cui. Io non comprendo. Beh, sto perdendo, andiamo. No, ecco, non ne hai idea. Tu sei questa cosa quella che vedo. Hai finito. A due passi dal doge in persona. Gli sto dietro giorno e notte. No, ma davvero, non ce l'ha un limite. Cioè, ci hanno pure sgamato, grande. Dopo la lama gelata, questa piccola è la mia preferita, che è proprio crudele. Cioè mini, però mi trovo più da questa che la spada. Beh, ho fatto quella prima, è venuta. Il tempo non è una risorsa che ha. Cioè, raga, io dico di affrontare perché. Il gamma. Bisogna stare. Abbiate pazienza, ragazzi. Da sempre se lo sono qui, ma non funziona, invece ho provato. Ok, siamo scappati. Ho tagliato questa parte perché ci stava. Ok, ci nascondiamo qua. L'avrò tagliata. C'è bel tattico. Scrivi sono qua sotto. Qui se non ci sono, questo non ci sgamano. Beh, dico di scendere. Meno da qui secondo non ci vedono. Poi se scendiamo, cioè se arrampicarmi, se devo scendere aggrappandomi, penso che farò così. No! È medicina tattica, però non ci stavo. Buongiorno, cugino. Signor Carlo? Pensavo che Emilio fosse con te. Emilio è morto. Cosa? Come? L'assassino. Lo stesso che ha dato la caccia ai pazzi. È qui, a Venezia. È così? Silvio, non lo sapevi? Potrebbe essere ovunque. Potrebbe essere perfino qui e non ce ne accorgeremmo. Ha colpito Emilio nel suo stesso palazzo. E i nostri piani? Non c'è più tempo per le finezze, fratelli. Dobbiamo agire subito! Ma Marco, solo a tanto così? Solo qualche giorno, se solo riesco a... No, va fatto questa settimana. Sarà meglio spostarsi. E che ne dice lo spagnolo di questo cambio di piano? Presto potrai chiederglielo di persona. Egli è qui, da Roma. Così ho saputo. Beh, forse prenderà una decisione. Su cosa, cugino? Su chi di noi due indosserà il corno ducale. Non pensavo che questo fosse il discorso. La scelta appare ovvia a chiunque. Ovvia, in vero. Non ci puoi Potrebbe stare essere qui. Colui che ha organizzato l'intera operazione. Quello che ha avuto l'idea di come salvare questa città. Riconosco il valore. Ok, sono tornato. Ok, dopo questa conversazione molto misteriosa, serve saggezza. Dobbiamo inseguire ancora che stanno continuando a parlare. Però ovviamente ci dobbiamo alle calcagna qualcuno.
punto è che non ce n'è bisogno. Però si arrampicano. La decisione non spetta a nessuno di voi. Non mi piace questo fatto. Sappiamo, ok, che potrebbe anche non scegliere un partner. Osservarci. Beh, ok, andiamo. Corsa. E perché non io? Sono quello che si è dato qui da fare. Allora. Basta. Aspettiamo il suo arrivo. Dovremmo riuscire da un'altra certo parte. Che sì. Signori, dovremmo sveltire il passo. Sento che qualcuno ci osserva. Grazie, Dante. Fai strada. Noi ti seguiremo. Questa guardia sa il fatto suo, cugino. Quanto la paghi? Forse non quanto merita. Mi ha salvato la vita in un paio di occasioni, anche se non è un gran compensatore. Vabbè, però cos'è ta? Ci ha salvato la vita una marea di volte e nemmeno lo paga. Basta con queste vuote chiacchiere. La scelta del doge non è cosa che vi competa. E non vi è mai stato concesso di discuterne. Perdonateci, maestro. Vogliamo solo servire. Il piano è questo. Il doge Mucenigo morrà stanotte. E quando questo avverrà, Marco prenderà il suo posto. Vi ringrazio umilmente, maestro. Bene. Messer Grimaldi, siete quello più vicino al Mocenigo. Il vostro compito è vitale. Serviteci bene e non verrete dimenticato. Venite. Non voglio spargimenti di sangue, intesi. Deve sembrare una dipartita naturale. Allora, raga, sono tornato con l'audio perché gente aveva un po' scocciato guardarmi che voi mi guardaste. Io stavo zitto e fermo. Quindi ci godiamo questa conversazione così, organizziamoci e sentiamo la conversazione a allora distanza. Allora voglio che penetriate nelle cucine e gli avveleniate il cibo. Sarà fatto. Marco, potete procurarci un tossico adatto alla bisogna? Mi rimetto a mio cugino. Questa è più materia di sua competenza. Ah, Silvio. Al vostro servizio, maestro. Che potete trovare per l'occorrenza? Ah, conferirò con i miei contatti sulla strada, ma dovrei riuscire a procurarmi della salute. L'ha fatto. Marco, potete procurarci un tossico adatto alla bisogna? Mi rimetto a mio cugino. Questa è più materia di sua competenza. Ah, Silvio. Al vostro servizio, maestro. Che potete trovare per l'occorrenza? Conferirò con i miei contatti sulla strada, ma dovrei riuscire a procurarmi della cantarella. Sì? E che cos'è? Una variante dell'arsenico, molto efficace e difficile da rintracciare. Ah, bene, bene. Allora è deciso. Gentiluomo, sarà divertente. Avete trovato le ragazze migliori della città. Il mio corpetto è slacciato. Volete scoprire gli altri piaceri che era per me? Coraggio, passare qualche istante con me. Chissà come ci si diverte. Abbiamo le mie danzatrici. No, cosa credi? Che la città sia tua? Guarda, non vorrei proprio dovermi ripulire gli stivali dalla tua merda. Allora, d'ora in avanti farai il bravo, vero? Ne ho abbastanza di questo. La prossima stiviere degli stati baresi. Sempre la stessa. È stato siglato un nuovo accordo con il Bay per garantire la vostra sicurezza. Tutti allo stesso modo. Dove? State qui. Perdonate, maestro, ma non state forse rischiando troppo? Farvi coinvolgere così da vicino nelle minuzie dei nostri piani? Ritengo necessario un mio coinvolgimento più diretto. I pazzi ci hanno deluso a Firenze. Spero non facciate lo stesso. Non avete da temere. I pazzi erano solo un branco di... I pazzi erano una famiglia potente e venerabile, ridotta in cenere da un giovane assassino. Non sottovalutate questo nemico importuno che ora si aggira per la città. O i Barbarigo faranno la stessa fine. Esigo che si agisca senza indugio. Bene, devo rientrare a Roma. Il tempo stringe. Non deludeteci.
Che idiota sono. Avrei dovuto tenerli d'occhio. Bisogna che vada a trovare Antonio se voglio rimediare al guaio che ho combinato. Salute, bello mio. Come ti va? Ti sono mancata, eh? Desolato, mia cara, ma non sono qui per divertirmi. Devo parlare con Antonio. È urgente. Antonio! C'è qui Ezio! Ezio, va tutto bene? Carlo Grimaldi e i Barbarigo tramano con un tale chiamato lo Spagnolo. Intendono uccidere il Doge e sostituirlo con uno dei loro uomini. Avranno in mano Venezia e con essa la sua intera flotta. E poi il criminale sarei io. Allora mi aiuterai? Sono al tuo fianco, fratello. Assieme a tutti i miei uomini. E donne. Grazie, amici. Ma, Ezio, devo avvertirti. Non sarà facile stavolta. Il Palazzo Ducale è l'edificio più sorvegliato di tutta Venezia. Niente impenetrabile. È per questo che ci piaci, Ezio. Vieni, diamo un'occhiata. Studieremo un piano. Questa faccenda del Doge è terribile. Tuttavia una simile perfidia non mi sorprende più. Sai, quando ero un fanciullo ci avevano insegnato che i nobili erano buoni e giusti. Anch'io ci credevo. Mio padre era solo un ciabattino e mia madre una fattesca. Ma io aspiravo a essere molto di più. Studiai sodo, con costanza. Ma la nobiltà mi ha chiuso le porte in faccia. Se non sei uno di loro, non ti accetteranno mai. Perciò ti chiedo, Ezio, chi sono i veri nobili di Venezia? Uomini come Carlo Grimaldi e Marco Barbarigo? No. Io ti dico che siamo noi, i ladri, i mercenari, le puttane. Mentre noi cercavamo di salvare la città, i nobili ne hanno fatto il loro trastullo. Dobbiamo esaminare il palazzo attentamente, da ogni angolatura. Potremmo trovare un'entrata. So che c'è un campanile dietro il palazzo. Oppure potremmo provare a salire sul retro della basilica. Hai qualche idea? La porta frontale è fuori discussione? Va bene, Saputello. Proveremo anche la porta frontale. Qui, avanti. Dunque, che ne pensi? Non possiamo entrare così. Ci impiegheremo troppo a superare le guardie e loro avrebbero il tempo di ammazzare i Doge. Dietro di me. Ma guardala. Arcieri dappertutto. E le mura sono impossibili da scalare da questa parte. Uniti.
mio! Scusatemi! Me ne vado! Ezio, guarda! Non è lui quello! Grimaldi! Non capite cosa vi sto offrendo, signore! Datemi ascolto, di grazia, o sarà la vostra ultima occasione. Come osate? Perdonate, chiedo venia. Non intendevo offendervi, solo mi preme la vostra sicurezza. Ci resta poco tempo. Non c'è modo di passare la cancellata e ci sono guardie ovunque. Diavolo! Si va. È impossibile! Bisognerebbe essere un uccello per entrare. Già, un uccello. E adesso dove vai? A trovare il mio amico Leonardo. Leonardo, mi serve il tuo aiuto. Funziona? Come? Che vuoi dire? Funziona, Leonardo. Vola per davvero. Beh, non lo so. È solo un prototipo. Un'idea. Non è ancora finita. L'hai provata? No, è troppo pericoloso. Bisognerebbe lanciarsi giù da una torre. Dove lo trovo un matto che faccia una cosa del genere? Leonardo, mi sa che t'ho trovato il matto. Allora, come funziona? Hai mai osservato un uccello in volo? Non si tratta di essere più leggeri dell'aria. È questione di grazia ed equilibrio. Bisogna usare il peso del proprio corpo per controllare elevazione e direzione. Buona fortuna. No, raga, ma che figo è questa volta. Guarda, è bello. Perché precipito? Però vado su questo precipito. Il palazzo. Vabbè. Sei troppo lontano. Il palazzo è troppo lontano. Non posso crederci. Funziona. Funziona davvero. Hai volato, Ezio. Hai volato. Sì, ma non molto lontano. Beh, che ti aspettavi? La macchina non è ideata per lunghe distanze. Va bene, senti, lasciami rivedere i progetti. Forse posso trovare il modo di allungare la durata del volo. Ezio, i miei uomini dicono che Carlo è il veleno. Il tempo stringe. Antonio, questo è Leonardo, l'inventore di questo stupido marchingegno. Ehi, la colpa non è della macchina, è mia. Ho visto e rivisto i miei progetti, solo che è impossibile. Non so proprio come prolungare il volo. Ah, che idea balzana! Eureka! Ma certo! Genio! E adesso cosa fa? Il calore sale. Serve del fuoco. L'aria calda sotto le ali può sollevare la macchina e... Leonardo, a che cosa ci servirebbe un fuoco? Non uno, Ezio. Una decina. Sparsi per tutta la città. Sufficienti a farti volare da qui fino a Palazzo Ducale. Come? Ah, capisco. Possono farlo i miei uomini, ma non scordiamoci le guardie. Tranquillo, a quelle penserò io. Dirò ai miei uomini di venirti dietro e di tenere le posizioni. Accenderanno i falò appena il sole sparirà dietro San Marco. Credere che non mi dico. Santa croce! Proteggimi! Dove credi di andare? Santa croce!
E noi con lei, col diavolo, all'assassino! Devo andarmene di qui! Ok, allora, andiamo a liberare queste zone, già non l'abbiamo liberata. Andiamo subito alla prossima. Guardate che figo questo metodo che ci ha insegnato la nostra amica come test nello scorso episodio. Avanti, che è molto utile. È qui, fermo! La lama celata è OP proprio. Ma noi nel frattempo andiamo avanti, raga. Questo video per me riuscirà a essere secondo della giornata e... probabilmente non so quando mi avrà, perché stasera c'è pure Italia-Spagna, che io vedrò, invece dubbio non lo calcolerò nemmeno più di tanto. Ragazzi, non so cosa dirvi, questo gioco mi sta piacendo veramente tanto. L'unico problema è che io questi li registro con la cam, proprio risposto da PlayStation, che è più facile editare. Quindi il problema è che devo levare l'audio a ogni video. Quindi, siamo mica qui a fare la guardia è molto difficile. Quindi ci metto tanto, non so nemmeno se uscirà o stasera o domani. Se non esce stasera, non preoccupatevi, perché come già ho detto proprio 2 secondi fa, uscirà domani. Ragazzi, allora vi lascio con la clip che sto giocando in questo momento insieme a voi. Però probabilmente stacco col microfono e ci vediamo verso la fine. Ehi, ma bastardo! Quel tizio non familiare. Sono qui! Prendiamo quel bastardo! Là! Più veloci! Più veloci! Sta scappando! Che un villaggio dell'entroterra ha smarrito il suo saltimbanco. Là! Dovete guardare! Allora, non te ne andrai così! Eccolo! A questo disgustoso criminale non possono essere tollerate! Fila! Sì, non temere! Sei carne per salute! Troverai gli stivali giusti per te!
Laggiù! Addosso! Pensi di fuggire! Sì, bastardo! Non vogliamo sì, dai! Avanti così! Fateglielo vedere! Attenti a non scoprirvi, uomini! Questo ci sa fare! Attiratelo, prendetelo alle spalle! Santa croce! Proteggimi! Diavolo, non sono affari miei! Ora! Mettiamolo alla prova col vecchio trucco del cane! Ovviamente essere divulgato anche a tutti i visitatori fuori. Vi prego. Avete affari da sbrigare qui? Allora, no. Quindi andatevene. Sei un mangiatore di spade, però? Ricorda qualcuno. Ora. Attenti ragazzi, state calmi. Tenete le posizioni come vi ho insegnato. Aspettate il momento giusto. Attenti ragazzi, state calmi. Prendetelo alle spalle. Subito! Dannazione! Tira via! Ora! Ok, raga, allora, manca solo quest'area dove siamo venuti a affrontare loro in questo momento. Ghiaccieri, però pensavo che già ci sta tipo qualche fucile. No, proprio perché non sono molto esperto in questa. Ci sta seccalo! No? Prendiamolo! Ghiaccieri, il primo eliminato. Poi manca solo l'ultima cosa per liberare anche la quarta zona. Lei, lei. Solo bene, ecco.